I grandi western lunghannesi. Eravamo rimasti. Poi si riempì la pipa con solenni gesti rituali e la fumò fino in fondo. Finito di fumare, avevo già sfilato il cannello dal fuoco di coccio, dal fornello di coccio, scusate, quando udì delle voci giungere dalla riva del fiume. Toni profondi. Di uomini e una voce di donna. Si ritirò nella boscaglia e vide Maestri Lester entrare nella balletta camminando tra i fratelli Bailey. Nell'abbassarsi si sorprese a maneggiare nervosamente il coltellaccio che aveva forgiato con le proprie mani. Fu lieto di quell'impulso selvaggio che gli fornì l'ultima prova che il richiamo del sangue non aveva potere su di lui. O forse era una reazione insolita al fatto che vedeva la ragazza con i due uomini. Questo pensiero lo infastidì. Ecco un bel posto, disse Jeremy Bailey. Possiamo discutere qui, Joe. Certo, si può fare, rispose Joe Bailey e lanciò al fratello uno sguardo torvo. Sembravano in procinto di lottare, pensò Falco Rosso, e in tal caso sarebbe valsa la pena di assistere allo spettacolo. Infatti, i due fratelli avevano la stessa corporatura massiccia, uguale statura, uguale ampiezza di spalle. Essendo gemelli, avevano entrambi capelli biondi e occhi azzurri, e anche le loro voci si assomigliavano. Ma era Jeremy il cervello della coppia. Era lui che aveva creato con le sue speculazioni l'importante stazione commerciale Bailey. Anche se il principale segno visibile che lo distingueva dal fratello era una cicatrice sulla fronte, simile a una pennellata obliqua di vernice rossa. Perché dobbiamo fermarci qui? Chiese la ragazza. Se c'è qualcosa di cui discutere, possiamo farlo camminando. Dobbiamo parlare di una questione importante, disse Jeremy. Vedi, ci siamo azzuffati per causa tua. Probabilmente non ti importa niente di nessuno di noi. Ma se tu sei interessata a Joe o a me, dicelo. Così.